Chi ha avuto una tensione che stasera penso andrà a dormire prestissimo è stato il presidente Girazzi della Testina Fasso, perché insomma è stata una partita veramente fino a pochi minuti prima dicevamo boh, qua ormai è finita, abbiamo finito la stagione, e poi questo scatto delle ragazze è spaventoso. Guarda, abbiamo fatto tutto e il contrario di tutto. Oggi è stata una partita incredibile dove pensavamo di poterla controllare all'inizio, eravamo sul 20 a 11, una partita che ormai diciamo, era incanalata su quello che avevamo preparato, poi il loro cambio difensivo, insomma abbiamo perso fiducia in noi stesse e poi insomma, è successo quello che è successo. C'è stato un parziale, mi sembra, di 18 a 0 per loro. Poi, insomma, la grande abnegazione, la grande forza di carattere di questa squadra è riuscita a prevalere, quindi sono molto contento della reazione delle ragazze, quindi sono due punti importantissimi perché ci fanno sperare ancora per l'accesso a questi benedetti playoff. Riaperto tutti i giochi, cioè se oggi potevamo dire boh, è praticamente finita, l'altra partita, quella fra 2 settimane, sarà quasi una routine, adesso invece no. Adesso invece no, solo un piccolo rammarico, il fatto che non siamo riusciti a ribaltare il parziale dell'andata, lì ricordo abbiamo perso di 6, oggi abbiamo vinto di 3, ci stavamo quasi riuscendo nel miracolo, però guarda sono veramente contento perché vincere oggi era essenziale per il nostro proseguo del campionato e, insomma, e ce l'abbiamo fatta con grande difficoltà, ma le vere squadre si vedono nella difficoltà.